Benvenuti alla seconda parte della nostra Paperback Experience. Grazie per essere qui, grazie per esservi registrati a questo evento. Speriamo tutti che abbia lo stesso successo della scorsa edizione del 26 di novembre. Abbiamo avuto più di 900 persone che hanno partecipato e assistito all'evento. Vi ringrazio tantissimo, abbiamo ricevuto molte domande da parte tutti e quindi ci auguriamo che anche questa sessione oggi pomeriggio sia altrettanto interessante come la scorsa. Oggi che cosa scopriremo? Bene, scopriremo qualcosa di più sui prodotti e in particolare su due collezioni, Serio Color e poi Serio Color sarà introdotta da Alice Marchetti e da Simone Lucchi che vi parleranno del processo, sarà proprio un'immersione in ciò che pensano del colore della carta colorata e poi la seconda parte sarà invece dedicata a HP di Indigo e a questa collezione, quindi le carte certificate per HP Indigo e sarà guidata da Alice, Marta Franceschi e da di HP Indigo e quindi speriamo davvero che vi godiate questo pomeriggio. Restate con noi e iniziamo subito. Buongiorno e benvenuti a questo incontro live dalla sede di Fedigoni qui a Verona in Italia. Ormai immaginiamo che tutti voi abbiate avuto modo di conoscere il nostro paper box, la nostra collezione di tutte le carte Fedigoni, ma oggi vogliamo concentrarci su questo volume in particolare. Quindi le carte colorate naturali, eccolo qua. E insieme a voi vorremmo esplorare il nostro mondo delle carte colorate, la gamma che rappresenta il colore per eccellenza, la gamma Sirio. Insieme a me ho il piacere di avere i miei cari colleghi Simone Lucchi, master di colore e stampa. Quindi ciao Simone, come stai? Molto bene, grazie. È un piacere, Alice, essere qui con te e avere tutti i nostri ospiti connessi con noi. È davvero una bellissima giornata oggi qui a Verona, grazie anche al colore di Sirio. E quindi è un bel inizio per questa giornata insieme. Perfetto. Oggi, infatti, vi porteremo in un viaggio indimenticabile nel nostro stabilimento abbracciato dalle montagne, lo stabilimento di Varone in Trentino, che si specializza nella produzione di colore di carte colorate in pasta. Siete pronti per questo viaggio? Ebbene, partiamo! Una delle gamme più longeve e probabilmente tra le più importanti e conosciute è la gamma Serio Color di Fedrigoni. Serio Color è caratterizzata da una superficie naturale, colori intensi e brillanti. Prodotto e distribuito già negli anni 70, sono numerosi i campionari che portano il suo nome e si è prestato a numerose interpretazioni. Dal nostro archivio aziendale abbiamo scovato i campionari più curiosi. Presso lo stabilimento di Varone, sito produttivo presente in Trentino, focus è sulle carte colorate in massa, come la gamma Serio. Fondamentale per un stabilimento come Varone è un laboratorio dedicato che controlli le diverse caratteristiche dei prodotti e formuli le diverse tinte. Colorare in massa significa aggiungere i nostri coloranti in fase iniziale direttamente al pulper. Questo assicura una colorazione uniforme e delle migliori caratteristiche di sfregamenti e di cessioni all'acqua. Questo non accade in caso di supporti colorati superficialmente, dove questi parametri sono più scadenti. A Varone, oltre alla gamma Sirio, ci sono altre linee di prodotti colorate in massa, tipo Savile Row, Wusto e Materica. Per sviluppare nuovi prodotti è essenziale avere da parte del cliente un campione tinta almeno 5 cm per 5 per poter essere letto con lo spettrofotometro e avere anche una base di partenza per la controtipazione del campione. Poi
sarebbe anche utile sapere l'utilizzo che fa il cliente del prodotto stesso e quindi centrare il meglio l'impasto, quindi se è per legatoria, per rivestimento, eccetera. Essenziale anche sapere se altre richieste superficiali, ad esempio tattili, come può essere il liscio, se questo non è possibile, è bene avere un campione più grande da poter analizzare per centrare meglio il prodotto. Per la gamma Sirio è essenziale studiare un impasto ad hoc che sia caratterizzato dalla presenza di cellulose al 100% FSC con fibra corta che doni stampabilità e fibra lunga che dia al nostro supporto anche le caratteristiche meccaniche. Essenziale poi è il tipo di colorazione, l'utilizzo quindi di pigmenti ad alta resistenza alla luce e coloranti diretti anionici, anche questi selezionati in base alle loro caratteristiche, in particolare la resistenza alla luce. Da sottolineare come per il Sirio White venga utilizzata una particolare colorante OBA o imbiancante ottico per donare quell'elevato grado di bianco. Di tutti i coloranti utilizzati abbiamo le relative schede tecniche di sicurezza e sono registrati nel sistema RICE a livello europeo. Da un campione del cliente, per poter riprodurre la tinta richiesta, si legge tramite uno spettrofotometro Minolta e si ottengono le diverse coordinate spaziali del colore, le cosiddette LAB. Da queste si parte a una prima campione di laboratorio che viene riletto a sua volta con lo stesso strumento in modo da avvicinarsi poi con delle correzioni al più possibile al campione richiesto dal cliente stesso. Il cliente può poi valutare il campione di laboratorio con un nostro prototipo 30 cm x 30 con il quale può anche riprodurre un mock-up. Per quanto riguarda la tinta, il prototipo riprodotto è completamente veritiero. Per quanto riguarda invece le caratteristiche fisico-meccaniche, bisogna aspettare la prima produzione prova. Ad ogni cliente vengono forniti almeno 3 campioni, in modo che possa valutare sotto la luce di interesse la tinta stessa. Da sottolineare e rimarcare l'importanza della metameria, la quale fa variare il campione del nostro supporto in base all'illuminante a cui viene esposto. Una volta che il cliente ha scelto la tinta desiderata, viene creato un capitolato di produzioni in cui vengono riportate le coordinate colorimetriche del campione stesso e tutte le caratteristiche fisico-meccaniche che desidera. Questo poi verrà affinato nella prima produzione di macchina continua. I campioni vengono conservati almeno 3 anni, in deposito qua presso lo stabilimento, oltre che averli anche all'interno dello studio specifico del cliente. Il nuovo campionario Sirio Color, uno spin-off dell'intera collezione di carte Fedrigoni Paper Box in una veste totalmente rivisitata. Qui parla la carta. Abbiamo deciso di eliminare tutte le spirali e le plastificazioni usando 100% carte Fedrigoni. Per la copertina di Sirio Color è stato realizzato un nuovo prodotto, Imitlin Duplex Nero Goffrato Fiandra, che permette di proteggere il blocco libro, è anti-impronta, antigraffio e dona anche un'elevata eleganza. All'interno del nuovo campionario troveremo una serie di gamme. La gamma Sirio Color Smooth, costituita da 30 shade differenti, dai colori brillanti e una superficie liscia. La gamma Sirio Color Rough, costituita da 11 tinte selezionate da Sirio Color Smooth, caratterizzate da una superficie ruvida. E la gamma Sirio Color Embossed, costituita da una selezione di 21 colori presi da Sirio Color Smooth e una goffratura denim su un lato. La gamma Sirio Black White, costituita da un cartoncino accoppiato Sirio Color Black e Sirio Color White White. E la gamma Sirio White White, costituita da un colore bianco naturale, una superficie liscia e un'ampia gamma di grammature. La gamma Sirio Color è la gamma di carte colorate per eccellenza. È costituita da pura cellulosa FSC. Grazie alla continua ricerca di pigmenti e coloranti possiamo garantire su tutte le tinte una perfetta resistenza alla luce. Tutta la gamma Sirio è colorata in massa, con l'utilizzo di pigmenti e coloranti nel rispetto delle certificazioni di ambiente e sicurezza. Per verificare che una carta sia effettivamente colorata in massa, basta prenderne un foglio, strappare e vedere che il substrato interno sia colorato. Dal punto di vista della stampabilità, Sirio sicuramente risponde a tutte le esigenze dei nostri clienti. Sirio è composta solo da pura cellulosa, che permette stampabilità e resistenze meccaniche grazie al mix di
fibra corta e fibra lunga. Inoltre l'uniformità di tinta, per quanto riguarda la parte tecnica, riesce a garantire le migliori performance sia nel rivestimento del packaging solido e anche nell'utilizzo delle copertine rigide e soft cover. In tutti i campionari, tra cui anche Sirio, uno degli elementi importanti è la parte degli esempi di stampa, dove attraverso la ricerca con le nostre agenzie di comunicazione e i nostri fornitori cerchiamo di dare la massima espressione possibile alle nostre carte, sia nelle tecniche di stampa e nobilitazione del supporto. All'interno degli esempi di stampa è ricorrente il tema della scala, un tema molto sentito da Fedrigoni, perché richiama la famiglia degli Scaligeri, famiglia storica di Verona, ma anche il logo Fedrigoni, logo che risale al 1888. Tutti gli esempi contenuti all'interno di Sirio sono il frutto di una sfida che abbiamo voluto realizzare attraverso l'agenzia di comunicazione che ci ha seguito e i nostri fornitori. Molto interessante è la comparazione tra una carta naturale liscia e una carta in tinta jasmine. Se nel primo caso abbiamo stampato con tecnologia di stampa UV, dove il dettaglio e la resa di stampa mostra una saturazione del colore nettamente elevata, molto maggiore rispetto a una stampa offset con inchiostri ossidativi, il passaggio tonale tra la tinta della carta e l'immagine è decisamente omogeneo, caratteristica decisamente apprezzata dai publisher, dalle agenzie che realizzano libri d'arte e libri fotografici. Su entrambe le finiture, liscio e rough, è garantita un'elevata stampabilità del supporto, sia nella tecnologia di stampa offset che tecnologia di stampa UV. Su Sirio Color Dark Rough Blue abbiamo voluto creare un effetto tridimensionale. La sovrapposizione di due inchiostri UV bianchi con due livelli di gloss differenti crea solo nei punti della sovrapposizione un effetto tridimensionale. Su Sirio Color Rough Flamingo abbiamo voluto creare appositamente un effetto tono su tono con una singola lamina lucida stampata a caldo. Abbiamo dato questo effetto tono su tono per dare sia eleganza e ottenere un ottimo dettaglio grazie alla morbidezza superficiale del prodotto. Su tutta la gamma Sirio, grazie all'uso delle cellulose impiegate, si riesce a ottenere un ottimo effetto e un ottimo dettaglio nella stampa secco in rilievo. Anche sul Sirio Black and White, una carta copiata fuori macchina con una superficie bianca e nera, si riesce a garantire un ottimo dettaglio e riprodurre testi anche con tecnologia Braille. Sul Sirio Color Iris, goffrato denim, abbiamo lavorato sulla viscosità dell'inchiostro per riuscire a garantire la totale copertura della superficie goffrata e allo stesso tempo un ottimo dettaglio e precisione nel grafismo. Abbiamo voluto utilizzare lo stesso disegno su Sirio Color Cacao con tecnologie di stampa offset UV, lo stesso immagine, lo stesso soggetto, mettendo una base di inchiostro bianco UV e poi con due inchiostri, un rosa e un arancione a perfetto registro tra loro. Il bello dell'effetto tonale che si riesce a ottenere con una base bianca è la totale pulizia tra l'inchiostro sovrastampato offset UV e la base della carta sottostante colorata in massa. Ma la vera novità all'interno del campionario Sirio è sicuramente Sirio Black. Nella versione liscia e rough abbiamo ottenuto un'intensità di colorazione nera senza l'utilizzo di carbon black. In questo modo tutte le stampe metallizzate con hot foil non risenteranno minimamente di quelli che possono essere processi di ossidazione, soprattutto se il prodotto viene portato in ambienti ad alta umidità. In particolar modo, la superficie liscia di Sirio permette di ottenere passaggi e definizioni anche su cliché molto grandi, con un dettaglio sinora impensabile. La possibilità di utilizzare una carta già colorata è un punto di vantaggio anche per i brand owner, che realizzano i loro prodotti, i loro astucci in tutto il mondo. In questo caso, utilizzando una carta colorata in massa, possono garantire un colore unico per ogni tipo di applicazione. Vogliamo proporvi una applicazione in ambito food, dove Sirio Color Pietra è stato utilizzato come packaging secondario per questo panettone. Inoltre il packaging è stato arricchito con uno sleeve in Sirio Color Nude. Il tutto è stato nobilitato con
una stampa offset silver e una stampa caldo con lamina argento. Un esempio in ambito editoria, dove Sirio Color è stato utilizzato per la personalizzazione di ciascuna delle copertine di questi fascicoli, tutti custoditi in una custodia in Sirio Color nero. Un altro esempio è Sirio Color Dark Blue, nella versione smooth, che è stato utilizzato come rivestimento di questo packaging della profumeria di un noto brand del Middle East. In questo caso è stata utilizzata una nobilitazione di 3 lamine di colore diverso. La gamma Sirio Color è stata utilizzata in numerosi colori come rivestimento secondario di questo brand di cioccolati. Numerosi colori che sono stati caratterizzati da una serigrafia bianca con l'utilizzo di inchiostre a base d'acqua. Anche nell'ambito Wine & Spirit, Sirio Color trova le sue applicazioni. In questo caso, Sirio Color Cacao è stato utilizzato come carta di rivestimento per questa custodia di un vino ed è stato nobilitato con una stampa oro caldo e una serigrafia trasparente. Abbiamo detto che la gamma Sirio Color si presta per i coordinati grafici. In questo caso abbiamo un esempio di shopper e busta porta sciarpe perfettamente coordinate. Notiamo l'antiestetica Costa Bianca che in questo caso, con la colorazione in massa, totalmente sparisce. Inoltre potremo vedere che anche l'interno della shopper ha la stessa colorazione. E concludiamo con Sirio Lampone, che in questo caso è stato utilizzato per il rivestimento e la realizzazione di buste per il Capodanno cinese. Con questo bellissimo viaggio speriamo di avervi ispirato per i vostri nuovi progetti. Vi abbiamo mostrato in anteprima il nuovo campionario Sirio Color, che al suo interno ha molte novità. Troverete infatti i nuovi colori Jasmine, Milkshake, Flamingo e Royal Green. Come ha detto Simone, una formula implementata del nuovo colore nero e la nuova gamma Sirio Color Raff. Come ha perfettamente illustrato Simone, sono stati inseriti una sezione di printing example, giusto Simone? Esatto. Che troverete all'interno di ciascuno dei nostri nuovi campionari, quindi c'è una sezione in fondo dove potete vedere tutto ciò che è stato illustrato da Simone, che in realtà è solo una piccola anticipazione, perché in realtà con Sirio Color si possono fare infiniti progetti. Giusto Simone? Sì, la scelta di aggiungere degli esempi stampati è proprio per creare uno spunto, un'idea ai nostri clienti, ai grafici, alle agenzie di comunicazione e poter con queste indicazioni dimostrare cosa si può realizzare sui nostri prodotti e fin dove ci si può spingere con, trasformando un'idea in un prodotto concreto, come può essere un packaging, un libro stampato o un inserto per un libro o per una rivista. Anche perché, come diciamo spesso, soprattutto in questo periodo, diciamo dal paper box in poi, choosing paper is a creative act. Ma come si fa a scegliere una carta? Noi solo nel nostro paper box abbiamo inserito più di 700 campioni stampati e sappiamo che la creatività non ha limiti. Ma in queste infinite possibilità delle carte Fedrigoni, cosa che bisogna tenere in considerazione per ogni nuovo progetto? Allora, innanzitutto lo strumento Paper Box è uno strumento di aiuto per tutti i nostri clienti perché in un unico tool si riesce a trovare tutte le nostre carte, tutte le nostre tonalità e questo permette di poter spostarsi, andare a visitare il cliente finale avendo sotto mano tutta una libreria di prodotti che altrimenti sarebbe difficile da poter mostrare just in time. È anche molto bello, prima di poter parlare della carta, riuscire a percepire dal cliente l'idea, quello che vuole ottenere. Sulla base di questo, scegliendo la carta, scegliendo la serie, si può arrivare poi alla tinta e quindi è tutto un passaggio, una concatenazione di
elementi per cui si riesce dall'idea a arrivare al prodotto concreto. Poi comunque per ogni progetto è giusto tenere in considerazione, magari possiamo definire tre punti chiave. È importante andare a definire qual è la grammatura per ogni progetto e ricordiamo che in una gamma ampia come quella che rappresenta Sirio Color abbiamo un'infinità di grammature, andiamo dall'80, quindi una grammatura leggera, fino a un cartoncino di 700 grammi. L'utilizzo e quindi la giusta miscela di impasto, giusto Simone? Sì. Quindi il giusto mix tra fibra lunga e fibra corta in base al punto all'utilizzo che il nostro oggetto poi dovrà fare e poi la comunicazione, l'estetica, quindi anche il valore aggiunto che una carta colorata può dare. Esatto. Capire il tipo di utilizzo finale, come giustamente ricordava Johnny nella sua presentazione, è il punto di partenza fondamentale per poter poi andare a indirizzare il cliente su un determinato brand di Fedrigoni. L'utilizzo finale è importante per individuare le caratteristiche tecniche del prodotto che dovrà soddisfare. Una carta con fibra lunga è una carta che avrà un'alta resistenza alle doppie pieghe, quindi per un packaging, uno shopping bags. Carte che devono resistere alla luce, quindi come nella gamma Sirio, dove utilizziamo tutti i colori ad alta resistenza alla luce, è importante avere ben chiaro quali prodotti andare a scegliere prima di non avere spiacevoli sorprese. Noi comunque come Fedrigoni scegliamo solo pigmenti ad alta intensità di luce e i nostri fornitori, in collaborazione con i nostri fornitori, ogni mese continuiamo a avere una ricerca continua di questi prodotti garantendo sempre la stessa tonalità. Infatti hai nominato Johnny Leoni, nostro collega del laboratorio di Varone, che ringraziamo. Noi lo definiamo il nostro color specialist perché effettivamente è il super esperto. Tutte le carte, la maggior parte delle carte colorate che sono presenti nelle nostre gamme vengono dalla magia che riesce a creare. E ha affrontato tanti argomenti nel video. Sappiamo che magari alcuni sono un pochino tecnici, però abbiamo avuto modo di aprirvi le porte del nostro laboratorio, un ambiente estremamente affascinante. Speriamo, insomma, che sia passato attraverso le immagini che vi abbiamo mostrato. Ma magari ripercorriamo un pochettino i principali step nel momento in cui si studia una nuova carta colorata. Sì, molto bello è vedere come da una cellulosa bianca, aggiungendo dei coloranti diretti che sono dei coloranti liquidi oppure dei pigmenti ad alta saturazione del colore, si riesce a colorare le fibre attraverso anche l'apporto di acqua e una miscela. Importante a sottolineare come una piccolissima quantità di coloranti riesce a colorare una vastità, una alta quantità di cellulosa. Ricordo che i primi tempi quando vedevo colorare un pulper di 2 tonnellate di carta con l'aggiunta di solo pochi cc di colore, rimanevo sempre affascinato perché questo è proprio l'esaltazione di come la fibra riesce ad assorbire il colore e questo viene uniformato su tutto l'impasto. Noi lavoriamo sempre nella colorazione a monte, nella formulazione dell'impasto e questo poi genera veramente un prodotto con un'uniformità sia nella parte superiore che inferiore del cartoncino. E infatti si vedeva perfettamente anche nelle immagini proprio del laboratorio di Johnny come dal pulper della produzione, quindi che in questo caso si vedeva con la colorazione verde, in realtà riusciamo a simulare perfettamente in modo da fornire e ad avere anche noi al nostro interno dei prototipi assolutamente veritieri di quella che sarà la tinta finale. E come diceva Simone, è estremamente affascinante vedere questo pulper estremamente grande di cellulosa bianca che man mano si colora con appunto la miscela di coloranti e man mano proprio come in un impasto pian piano tutto diventa omogeneo.
Abbiamo parlato però più volte di colorazione in massa, che è proprio questo specifico processo che facciamo per avere carte colorate di estrema qualità. Ma magari andiamo a far vedere più specificatamente cosa vuol dire carte colorate in massa, come ad esempio la nostra gamma Sirio Color. Sì, colorare in massa, per vedere se un prodotto è colorato in massa basta prenderlo e si va a strappare. Si può notare come nel substrato interno fibroso abbiamo comunque la presenza dello stesso colore, sia all'interno che alla superficie. Ci sono esempi sul mercato dove su cartoncini neri o cartoncini di qualsiasi tinta, stampata esternamente, basta solo la stampa esterna per poter dare ottenere un determinato tipo di colorazione, tonalità, però il substrato interno rimane bianco e questo crea l'antiestetico bordo bianco che per chi fa prodotti, packaging di elevata qualità, non è decisamente accettato. Sì, infatti possiamo dire che le carte colorate in massa possiamo definirle comunque più performanti e comunque con un valore estetico maggiore. Ci puoi fare degli esempi? Allora, per tutto quello che riguarda lo shopping bags, i nostri clienti chiedono sempre più carte colorate in massa, perché come si vedeva nel video, si riesce a garantire la stessa tonalità nella parte esterna e interna del sacchetto, anche lungo le cordonature si ha la massima uniformità di tinta, si evitano le antiestetiche screpolature bianche, e in questo modo è anche possibile creare un prodotto senza l'utilizzo di plastiche, perché in questo modo si aumenta la resistenza meccanica e si nasconde qualsiasi micro screpolatura superficiale fisiologico di una carta, parliamo sempre di un prodotto naturale, lungo le cordonature o lungo le zone di piega più esposte. Sì, e poi comunque, come diceva Johnny, c'è anche una migliore resistenza alla luce, c'è una migliore resistenza del colore allo sfregamento, quindi sono tutte cose estremamente importanti e valori aggiunti anche di miglior performance poi del prodotto finito che vanno assolutamente prese in considerazione. Assolutamente, è importante ricordare come la superficie di Sirio, sia nella versione liscia che rough, sono tutte carte trattate superficialmente. Cosa vuol dire? Noi dentro della macchina continua, in SizePress, nella sezione in cui viene applicato un trattamento di collatura superficiale base acqua, trattamento assolutamente ecologico, andiamo a creare uno strato superficiale che resiste agli sfregamenti e soprattutto permette un'elevata stampabilità del prodotto. Poi Simone, devo dire, vedo alle tue spalle una fantastica scaletta in scala, una scala che per noi appunto è molto, sì, molto familiare e anche per voi diventerà sempre più familiare. Esatto, come ricordavo nel video, per noi di Fedrigoni la scala è decisamente un elemento importante che ricorda la nostra storicità. Nel logo di Fedrigoni del 1888 era già presente la scala perché ricordava la famiglia degli Scaligeri. Scala che vogliamo riprendere e andremo a riprendere in tutti i campionari nella sezione degli esempi di stampa, con le principali nobilitazioni e una ricerca estetica e grafica esasperata per riuscire a dimostrare quello che si può ottenere mantenendo comunque un mood, un tema che ci dovrà tenere sempre come riferimento a questa tematica, a questa sezione importante dei campionari. Sì, perché ritornando nella parte di esempi stampati, che è quella che appunto ci ha illustrato più specificatamente Simone, che ci ha anticipato solo alcune delle schede che sono presenti, in realtà questo è uno strumento tecnico dove si possono vedere appunto la carta portata all'estremo per vedere proprio le performance massime di tutte le carte. Quindi in questo caso in Sirio Color abbiamo voluto mostrare tutte le tipologie di stampe e nobilitazioni che si possono fare su questo tipo di supporto che in realtà si presta fondamentalmente a tutto. Ricordo spesso le telefonate che mi fanno i clienti o i nostri sales manager
in cui mi chiamano e mi dicono: ma come avete ottenuto questo tipo di effetto? Perché i nostri clienti a volte non riescono a replicarlo immediatamente. Sono situazioni in cui, da una parte, siamo gratificati perché la ricerca spasmodica di ottenere sempre un effetto ricercato, un effetto accattivante sui nostri prodotti, è una soddisfazione. D'altra parte, le telefonate che riceviamo, pur avendo descritto in ogni scheda come è stato ottenuto, poi ci sono delle informazioni di più ricercate, più approfondite, e il marketing Fedrigoni, l'assistenza tecnica, spendono tempo ed energia, ma ben volentieri, per spiegare quali possono essere i trucchi per ottenere questo tipo di prodotto. Tutti i clienti con la passione per la carta e una tecnologia evoluta sono in grado di ottenere questo tipo di realizzazioni, questo tipo di risultati. Spesso manca la volontà di ricercare il prodotto giusto e il connubio tra carta e settaggio delle macchine da stampa o settaggio delle macchine di trasformazione. Però è anche vero che l'arte della stampa, l'arte della nobilitazione di un supporto viene tramandata da centinaia di anni, e noi vogliamo solamente portarla ad un livello superiore in cui la grafica moderna permette di ottenere questi effetti che, a mio avviso, sono veramente sorprendenti e affascinanti ancora. Sì, assolutamente. Spero che già il video si abbiate potuto apprezzare, ma quando avrete modo di vederlo di persona sicuramente farà l'effetto wow che speriamo, insomma. E un'altra cosa che in realtà volevamo sottolineare su questa novità degli esempi stampati, che forse alcuni di voi avranno avuto modo già di leggere la storia, insomma, di queste scale, che è una libreria che ci ha creato l'agenzia londinese GTF, che ha curato tutto il design di Paperbox e di questo primo spin-off, che è rappresentato dal campionario Sirio Color, dove comunque all'interno c'è tutta la storia di le scale. Oh, come avete potuto vedere, Simone ha una scala molto grande, io dietro di me ho la scala piccolina, ecco, eccola qui. Comunque potete vedere che nelle immagini che sono riportate anche solo in pulp, questo non è un'illustrazione fino a se stessa, ma in realtà è proprio un set fotografico fatto in due scale diverse, proprio in due dimensioni diverse, e quindi qua abbiamo le prove delle scale colorimetriche che sono state appunto ricreate e che vi abituerete a vedere in tutti i nostri campionari. C'è la possibilità di farci le domande a cui volete una risposta. Avete l'occasione, in realtà irripetibile, di avere l'occasione di chiedere a Simone Lucchi, il nostro esperto di stampa, reclami, carta di ogni tipo. In particolare oggi, appunto, questo intervento è specifico su carte colorate e sulla gamma Sirio Color, quindi approfittatene. C'è la possibilità di scrivere le vostre domande in chat. Vedo che molti di voi... Sì, stanno arrivando, interessante. Sì, hanno già scritto, magari iniziamo, che sono domande molto... Faccio solo una piccola premessa o battuta, sì. Non è che sono solo presente oggi, mi potete raggiungere con domande attraverso i nostri venditori in qualsiasi giorno, e non sono solo io all'interno di Fedrigoni nella parte tecnica, ma abbiamo un team sia per quanto riguarda l'assistenza tecnica e poi all'interno di tutti i nostri stabilimenti, siti produttivi, tra cui un esempio è Johnny Leoni, che possono dare risposte tempestive alle vostre domande. Quindi sì, hai fatto bene a puntualizzarlo, perché No, oggi sei qui presente a disposizione di tutti in diretta, ma in realtà la rete Fedrigoni è presente in modo capillare in tutta Italia, in tutta Europa e nel mondo, quindi hai dato l'occasione di specificare che i nostri agenti, i nostri promotori sono assolutamente disponibili, i nostri paper expert, per ogni vostra domanda ed esigenza. Quindi iniziamo con le domande. Allora, Marianne ci chiede:
È possibile utilizzare il taglio laser su Sirio Color e in caso si vede il bordo bruciato? Allora, su tutte le carte colorate Sirio Color assolutamente sì. Per quanto riguarda, perché ovviamente la tinta colorata in massa nasconde qualsiasi tipo di reazione tra la fibra e l'intensità e l'alto calore del taglio laser. Per quanto riguarda invece Sirio White White, in questo caso la carta con un alto grado di bianco, se sottoposta all'azione del taglio laser, può comunque provocare in corrispondenza del taglio una minima variazione di tonalità, prendendo una tinta leggermente più avoriata. È importante sottolineare come sul mercato esistono dei laser LED con la bassa temperatura, per cui è possibile riuscire a ottenere questi effetti senza dover ricorrere ad alta temperatura nella fase di incisione, e questo si ripercuote come un effetto molto positivo ed evitare l'effetto naturale della variazione di tinta lungo il taglio laser. Sì, in realtà anche in questo caso un esempio che ne abbiamo parlato giusto settimana scorsa, la nostra custodia del paper box in realtà, che è realizzata con un'anima in Sirio nero da 700 grammi, è proprio stata laserata, quindi potete dalla webcam magari non si riesce ad apprezzare, ma in realtà il taglio è pulito e con un nero vivo. Quindi assolutamente magari appunto una taratura perfetta per la tipologia di supporto che si utilizza, ma Sirio Color è perfetto per ogni tipo di applicazione, come dicevamo. Simon invece ci chiede: quale tipo di carta ha la miglior risoluzione e qualità per la stampa professionale di un libro d'arte, dove i colori precisi sono fondamentali? Allora, per ottenere una fedeltà nella tinta, nella saturazione dei colori, è importante sottolineare come si deve utilizzare supporti con un grado di bianco non troppo elevato, quindi una quantità di OBA applicata all'interno dell'impasto, aggiunta all'interno dell'impasto, che non alteri attraverso la luce illuminante sul prodotto finito la tonalità del supporto e dello stampato. E ovviamente in Sirio la stampa, si può parlare di stampa solo sul colore white white, o si può andare a utilizzare un Sirio con una stampa e un'immagine in quadrigrumia andando a mettere una base di colore bianco per evitare l'inquinamento della tinta stampata rispetto alla colorazione del supporto sottostante. Se devo dare un suggerimento, quali sono le migliori nostre carte oltre alla gamma Sirio, certamente la carta Xper la gamma Xper nella nuova tinta white, dove abbiamo diminuito rispetto alla premium white la quantità di imbiancante ottico, quindi la tonalità è più neutra. La gamma Arena, dove nella tinta white siamo riusciti a dare quell'effetto di naturalezza senza un'eccessiva quantità uso di imbiancante ottico. Abbiamo poi la carta sempre in Arena Natural, dove è OBA free, quindi non c'è imbiancante ottico e si riesce a stampare mantenendo sempre la stessa tonalità indipendentemente dalla luce su cui viene, sotto la luce viene visto il prodotto, e per poi andare su tatami, carta alta patinata ad alto spessore, anche questa nella nuova tonalità, dove si riesce quindi a esaltare la brillantezza di stampa di una carta patinata e allo stesso tempo evitare che comunque questo, che la tinta dello stampato, l'immagine dello stampato possa variare secondo il variare della luce illuminante. Poi nel nuovo campionario, insomma la nuova gamma che abbiamo lanciato quest'anno, Sirio Color Raffa, quindi
carta colorata con superficie ruvida. Abbiamo detto che quindi, viste tutte le caratteristiche che hanno le nostre gambe di Sirio Color, è suggerita, insomma, si presta perfettamente per applicazioni in caso di coordinati, ma ci chiedono più nello specifico: che differenza c'è però tra Sirio Color Smooth e Sirio Color Rough in termini di applicazioni e stampabilità? Bella domanda. E sostanzialmente tra Sirio Color e Sirio Color Rough le caratteristiche in termini di stampabilità sono non sono così evidenti. Ovviamente la differenza del grado di liscia superficiale, quindi della ruvidità, comporta la necessità in stampa di aumentare la pressione del blanket nella versione rough. Però ricordo che sia Sirio Color che Sirio Color Rough hanno entrambi lo stesso impasto. L'unica cosa che varia è che nella versione rough non viene attivata la liscia di macchina, che è un cilindro che spiana superficialmente il prodotto e aumenta il livello di liscia superficiale portandolo a un livello paritetico alle altre carte naturali smooth che abbiamo nella gamma Arena o in altre gamme di Fedrigoni. Quindi dal punto di vista della stampabilità non noto grosse differenze. Per quanto riguarda l'ingrossamento del punto, quindi la resa di stampa, in entrambi i casi devo dire che anche sulle zone stampate a maggiore densità l'ingrossamento del punto, in gergo tecnico il dot gain sullo stampato, è minimo. Quindi lavorando in prestampa con delle curve di riproduzione adeguate si riesce a garantire i passaggi tonali anche in zone di densità, in zone molto scure dello stampato. Ultimo aspetto che mi preme sottolineare, soprattutto per le cartotecniche, vista la differenza di bulk, di spessore tra i due prodotti, è importante che nella versione rough venga utilizzata una fustella con cordonature e sezioni di taglio adeguate allo spessore. Perché è importante? Perché spesso i clienti utilizzano la stessa fustella su più supporti, riscontrando poi delle problematiche. Un'adeguata ampiezza del cordone e un'adeguata inclinazione della lama nella fustella permette di avere un packaging che in fase di piega non screpoli e le pieghe risulteranno veramente morbide e potranno garantire un parallelismo perfetto sul packaging che si andrà a realizzare. Sì, ecco, magari puntualizziamo una domanda che ci pone Roberto, che ci chiede: è importante il verso della fibra quando devo cordonare? Che in realtà è una puntualizzazione che vale non solo per la gamma Sirio chiaramente, ma per ogni tipo di supporto carta. Sì, è fondamentale. Noi ci stiamo abituando a vedere prototipi o dei rendering a monitor, però ci stiamo scordando quelle che sono le basi, le regole base per andare a creare un corretto tipo di packaging o prodotto finale. Il senso di fibra è un tema trasversale, va dalla legatoria, quindi dal settore publisher, al packaging, alla stampa anche dei manifesti, per affissioni. Perché? Perché il corretto rispetto del senso di fibra permette di avere comunque un prodotto con migliori performance rispetto a un prodotto fatto con le stesse caratteristiche ma con l'inverso del senso di fibra sbagliato. Per quanto riguarda il packaging, suggerisco sempre di impostare la fustella e l'intero stampato con un senso di fibra parallelo alle cordonature principali, perché sono su queste dove si vedrà maggiormente l'eventuale screpolatura in fase di piega. La stessa cosa anche per le etichette: il senso di fibra sulle etichette deve essere sempre parallelo alla base della bottiglia, ma di esempi sono veramente molteplici
e volentieri, se ci sono domande, anche sezioni, cioè, volentieri spenderò il mio tempo per spiegare questo. Sì, poi in realtà abbiamo detto più volte che la gamma Sirio ha un'ampia possibilità di grammature, ripeto, dagli 80 grammi fino ai 700 grammi. In particolare le due grammature più pesanti sono i 480 grammi e i 700 grammi e ci chiedono per che tipo di applicazioni si possono utilizzare questo tipo di grammature molto alte e quali sono e se ci sono dei limiti di stampa per spessori così alti. In stampa offset, che è la principale tecnica di stampa con cui vengono utilizzati i nostri prodotti, su queste macchine le grammature che si possono andare a stampare, partiamo da un 40 grammi la carta Bibbia, fino a un massimo di 500 grammi, o in questo caso dovremmo parlare di uno spessore di mezzo millimetro, oltre al quale ci sono dei limiti meccanici. Per poter andare a utilizzare i nostri cartoncini anche di grammature così elevate, si possono adottare delle tecniche di stampa con tecnologie indicate per chi lavora normalmente il cartone, cartone flat o cartone ondulato. Ci sono macchine di stampa che con angoli di curvatura nel passaggio del foglio permettono di evitare screpolature lungo la carta. Parliamo di macchine soprattutto rivolte per chi fa packaging alimentare o espositori di grandi dimensioni. Non vedo particolari problematiche nelle nobilitazioni come serigrafia e stampa caldo, dove la stampa avviene con un trasferimento diretto, quindi non c'è l'esigenza di applicare una pressione lineare. Per quanto riguarda le nobilitazioni o la stampa attraverso tecnologie digitali, con HP Indigo si può stampare senza nessun tipo di problema sino a 400 micron, con supporti sino a 400 micron, anche nel nuovo formato B2 con le versioni HP Indigo 10.000 e 12.000. Ci possono essere dei limiti per quanto riguarda la stampa con tecnologia toner based, perché spesso si richiede l'inserimento di fogli dal cassetto bypass, quindi una stampa manuale per solo poche tirature, parliamo di qualche decina di foglio massimo. Uno degli esempi che invece mi preme sottolineare ed è veramente molto bello è la labratura dei bordi. Noi vediamo spesso, o perlomeno lo vedevamo prima del Covid, molto spesso degli inviti per sfilate di moda o nel settore luxury, dove i nostri cartoncini venivano labrati, quindi veniva applicata lungo i bordi una lamina oro o la riproduzione di colori Pantone o texture olografiche. Il risultato finale abbinato alla stampa a caldo è veramente, a mio avviso, incredibile, e con l'aggiunta anche delle buste abbinate il prodotto è veramente, sì, lascia senza parole. È un effetto molto particolare che magari abbiamo più presente per i libri, ma anche per appunto cartoncini su 700 grammi inviti, effettivamente lo rende assolutamente particolare. Andiamo avanti con le ultime domande. Ci chiedono: è possibile produrre un campione di Sirio in A4 con però un particolare colore richiesto dal cliente? Sì, assolutamente. Tutti i giorni Johnny e il suo team sviluppa tinte su richiesta dei nostri clienti. Come è stato possibile vedere nel filmato, noi realizziamo su richiesta del cliente campioni di dimensioni 30x30 cm. In questo modo è possibile ricreare su una campione così grande
la possibilità ai clienti di creare un piccolo mock-up e avere un preview del prodotto finito. Campioni che saranno assolutamente centrati come tinta, e potremo creare campioni anche con delle texture superficiali, quindi goffrature o marcature tipo il nostro acquerello o il tintoretto. Sì, infatti dicevamo, un servizio che diamo con dei minimi d'ordine, dove appunto si può richiedere un particolare formato, una particolare goffratura, un particolare colore. Se avete bisogno di più informazioni potete tranquillamente rivolgervi ai nostri esperti sul territorio. E allora, le ultime due domande: avete carte colorate riciclate? La risposta è assolutamente sì. Sì. Non in riferimento alla carta Sirio Color, ma in realtà abbiamo numerosissime gamme di carte colorate, venuto alcune, Woodstock, Savile Row, Materica, che quindi hanno una percentuale di riciclo cortone al proprio interno, o fibre alternative. Se anche in questo caso volete avere maggiori informazioni, potete, sono tutte raccolte chiaramente all'interno del nostro paper box. Se volete informazioni, anche visualizzare le nostre schede tecniche, potete fare riferimento al nostro sito fedrigonicartiere.fedrigonipapers.com, alla sezione Paper Selector, dove sono elencate tutte le nostre carte, potete visualizzarle, potete vedere le schede tecniche. E un'altra domanda, che è l'ultima: come si fa ad avere i poster che avete alle vostre spalle? Ecco, mi fa molto piacere che qualcuno l'abbia notati, che abbiamo parlato di scale, ma in realtà Simone alle sue spalle ha un'altra scala, perché in realtà abbiamo detto che la gamma Sirio Color è disponibile in 30 shade, e quindi abbiamo fatto un esercizio con GTF, abbiamo prodotto questa scala nello specifico, quindi questo design che è riprodotto su tutte le 30 shade di Sirio Color in serigrafia. Quindi in realtà sono poster estremamente preziosi, sono bellissimi. Noi qua abbiamo l'esempio di Sirio Black, visto che è uno dei nuovi colori implementati di questo nuovo lancio, e presto torneremo da voi con altre novità in merito. Io direi che il nostro tempo è per oggi terminato. Vi ricordo che dopo di noi, quindi in realtà tra giusto 5 minuti, ci sarà l'intervento di Marta Franceschi insieme a Evelyn Niebauer, dove ci proporranno in un'estrema novità. Noi oggi abbiamo parlato di Sirio Color, loro affronteranno il tema del digital printing, in particolare HP Indigo. Quindi torneremo tra pochissimo, tra 5 minuti. Restate in linea, è stato un piacere stare con voi. A presto.